Oggi si sono riaperte le scuole. Ieri il Premier Giuseppe Conte non ha nascosto che ci saranno difficoltà e disagi, soprattutto all'inizio. Ha rivolto un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico ed ha aggiunto che sarà un'emozione che vivrà anche lui, da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza, ma anche da padre. Conte ha raccomandato agli studenti rispetto delle regole per la salute dei vostri cari. Il ministro della Salute Roberto Speranza dice che una cura e un vaccino per il Covid sono vicini. Dopo l'autunno e l'inverno vedremo la luce. Il casanoma a cui è andato incontro il vaccino di AstraZeneca, che ha subito ripreso la sperimentazione, non era legato al vaccino. Come Unione Europea stiamo comprando un pacchetto 6 più 1. Quello di AstraZeneca è uno dei 6 ed è in fase più avanzata. Ce ne sono altri che sono in sperimentazione. L'ipotesi di una riduzione da 14 a 10 giorni della quarantena legata al possibile contagio da coronavirus sarà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico nella riunione di martedì prossimo. In attesa delle valutazioni degli esperti, la linea del Ministero della Salute resterebbe quella della cautela. La misura è stata proposta in Francia per 7 giorni, ma ancora non è stata adottata. Sarà valutata per l'Italia con un'eventuale riduzione minore della quarantena da 14 a 10 giorni. I consumi non recuperano. A 6 mesi dall'inizio del lockdown e dell'emergenza, il bilancio è ancora negativo. Tra marzo e agosto le famiglie italiane hanno speso in beni e servizi oltre 2.300 euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 59,2 miliardi di euro di acquisti, svaniti dall'avvio della crisi Covid, a stimarle Confesercenti. Dopo il blackout di marzo e aprile i consumi sono ripartiti lentamente.